iscriviti al canale. Dai, ci vorrebbe un terzo uomo che legge i commenti più frizzanti, ho capito. No, no, in realtà secondo me una volta che poi ti teovi, questa volta qual è la tua strategia? Non sarà così. Cioè sarà anche un po' più facile interagire. Ci vorrebbe Abla che legge i commenti e fa i soldi per Budi. Bravo Rocket Magnum. Ci vorrebbe qualcuno che fa i miei soldi. Non dirlo agli altri. Sono in piedi? Sì, sono in piedi. Mi sono messo in piedi, c'ho la scrivania che si alza e si abbassa. Ma professionista. Non è che qua le cose si fanno a cazzo. Io non sento nemmeno la mancanza di questi in solo. Sto ingioiando parecchio, sto nuovo meta. Ci sta, secondo me. Io non sono totalmente d'accordo su questo. Cioè, secondo me c'è bisogno delle quest. Secondo me le quest sono fighe. O comunque qualcosa. Però no, cioè, nel senso, il gioco è figo anche così. L'ho giocato un pochino ieri da telefono. Tipo andare in infinito in duo. E quello è una meccanica che ci sta. Se ci sono i pirati. Allora, non è facilissimo andare in infinito, secondo me, con questo setup di cose. Però, se ci sono i pirati, riesci ad andare in infinito. Poi, mentre fai tu il turno in infinito, ogni tanto lanci delle carte a cazzo di cane al tuo socio. Ed è molto bello. L'ho visto fare quella build. Se uno dei due riesce ad andare in infinito con i Tetis, poi va e lancia, droppa cose. È molto figo. È una meccanica che chiaramente ci può stare. E queste erano sbilanciatissime. Sì. Direi che sono anche d'accordo, ma no, allora, secondo me ha molto senso lasciare il gioco vanilla all'inizio. Sono d'accordo con voi. Cioè, qua, o prendo la quest o prendo il mini drago. Perché lasciare il gioco vanilla all'inizio è importante anche per chi si approccia. Puoi cambiare il titolo della live. Ah, che play. Che giocatore. Una battaglia estermante. Mettiti in sesto e torna a combattere. Ho compito con il guscio di livello. Secondo me è la giocata migliore. Andiamo al 3. Ho più sciolto. Dai. Ogni tanto in piedi, ogni tanto seduti, ogni tanto possente e via. Perché non giochi in coppia con qualche sub skillato? Ma sicuramente capiterà, eh. Sicuramente capiterà, ogni tanto lo faremo e vediamo. Ma anche non skillato, anzi, se magari è di più divertente. Sicuramente ci deve essere sinergia, ecco. Il ballo della vittoria. Grazie balla di Belo con i 43. Facciamoli a pezzi. L'unica cosa, se mi conviene fare le due spell subito e poi giocare tale cosa. Sicuramente mi conviene fare due spell, secondo me. Se io l'avessi comprata prima, sarebbe stata 6-5? 6-4? Meglio 5-6, 6-4 direi. Ma che adesso dovete avere dei draghi che buffano quel drago lì. Non sti bidoni però. Sì, però dove sono i draghi, ragazzi? Cioè, mi sfugge qualcosa. Non è il più forte, ma combatterà con onore.
Madonna, è schifo. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Ah, lui? Lui mi piace. Non dirlo agli altri. Ah, faccio il tifo. Avrei volato dare scudo a te cosa, ma... Ah, poi dove è che sono rimasto? Taverna Natalina non ho niente che scala, cioè non ho trovato i draghi quelli che mi fanno scalare tre cose. Che sono quello che quando attacca appena più 3 più 3, quello Taverna 4. Ma vediamo. Prova a dare scudo a te cosa, che lo sia una via. Dopo un giorno di patch confermi la top alla flop? Allora, la top ti direi di sì. Sulla flop, secondo me un paio di pezzi li ho sbagliati. In primis il Murloc 2-5 non è male. Cazzo, vedi, cioè, quello, questo, li ho trovati io che cosa. Diamine. Bei trade anche. Ma se questi hanno l'ideato, hai gioco facile, bello mio. Tengo termometro. La battaglia è estermante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Vuoi fight? Bella scelta, molto tattica. Nessuno mi capisce. Così? Perché te cosa? Non funziona già tale cosa? Che senso ha? Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo. Tale cosa ritiene gli incantamenti, quindi. Buono scudo lui. Diamo l'altro scudo. Tale cosa? Bravo. Ok. Ho dato scudo a lui, che è permanente. E scudo a lui che è permanente. Ottimo. Poeta dice che se un drago adiacente mantiene gli incantamenti, quello. Quello l'avrà. Non è il più forte, ma combatterà. Non credo di volerlo. Sta. Il piomo va più te agli altri tuoi draghi, non è più come era un tempo, ragazzi. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. L'unica cosa adesso è capire chi mette vicino al poeta. Lui? Ah, lui, no, sicuramente lui. Che cavolo dico? Se mi riesce, prendo un pesce e polposo, sì. Puoi ribaltare la situazione.
Due buff che sono permanenti. Il problema sono i trade. Pareggio, buono. Buono, 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 buono. Ho delle reclute fresche fresche per te. Io andrei là a cercare di triple. Assoldando quel servitore otterrai una tripla. Tanto lui lo tolgo, do scudo a lui e poi lo tolgo. Potrei anche toglierlo subito questo, eh. E giocare il secondo poeta. Però scudo su di lui non mi dispiace. Stai andando bene. Vediamo. Novanta per cento. C'è un errore di positioning nella mia board. Ora ve lo faccio vedere. Cioè non dovevo essere tenere ultimo quello che dà scudo. I primodari danno più tempo agli altri idei, sì. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Anch'io avrei scelto quello. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Niente. Voglio la tripla. Ora prendo gli incantamenti doppi. Buone possibilità di vincere. Diventa un discreto panzone lo sputafiele accumulatore. Io qua devo triplare tre cose, triplare lui e trovare altri di questi. Il problema di poeta è che non scala lui se stesso. Vabbè, ne faremo una ragione. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ora sì che si ragiona. Fai roll. Potrebbe anche peggiorare me la board in realtà. Però stiamo un altro di questi è broken. Non l'ho trovato. E zappiamo. Che dobbiamo fa? In caso di fare lui è forte, eh. E lui è grandicello, vedete. Ho
Sai cosa va uno HP permanente così? Non lo so, sai? Bella domanda. No. Per fortuna sarebbe stato uno scam clamoroso. Un altro poeta? Poeta sul poeta? Credo sia buono. Scusami, non ci serve. Baione? Che mi serve Baione, ragazzi? Scusate. La mia draghiera è tua. Se voglio qual è il livello di servitore di livello più basso? Le onde sonore si stanno scaldando. Il destino del mondo è il nessuno mi capisce. Guarda oltre il tuo io. Goldato per sempre, poeta. O sbaglio? Adesso lui lo terrei ancora una volta, così mi golda questo. Che te pensi se io lo togliessi, golderebbe lui. Se non mettiamo un altro, non è più probabile goldare lui che lui. Questa è taverna 4, quell'altra è taverna 5. E niente, prenderò questo per dopo. Cazzo. Potrei togliere lui e golderei lui. Proviamo. Poi se non faccio niente goldo anche l'altro. Ne vale la pena? Boh. Bella domanda. Questo è utile? Sì, è utile. Onestamente vorrei goldare anche... anche quell'altro. Così, per un po' di esoticità, più che altro. Hmm.
buone possibilità di vincere. Ma è tutto messo gli eroi. Cioè, io posso iniziare di gli eroi, eh. Oh. Buono. Buono, buono, buono. Ma se lui ruba le stazze agli eroi muore. Sì, Draghi. Però ci sai fare. Scarabei molto forti qua, sì. Lui ha solo attacco. Non è forte sta roba. Io un pezzo lo tanterei. Tanto te cosa. Sei in prima posizione. Edge 100%. Easy. Easy Draghi. Non mica convinto del 100%. Sì, sì, sì. Sì, questi Draghi fanno più stazzi bene Kalegos. Potrebbero. È mica brutta sta board, oh. Tutti scudi. Potrebbero, eh. Assolutamente potrebbero. Primo posto.